Per capire veramente il percorso di Marcello Mariani è necessario proprio partire idealmente dal suo studio, perché il suo studio all'Aquila, a parte per la straordinaria collocazione di questa chiesa sconsacrata, è un luogo che poi l'artista ha adattato perfettamente al suo spirito di lavoro e alla sua ricerca. È un luogo della memoria e del rito. La mostra che presentiamo oggi racchiude poco più di 50 anni di percorso e è una delle cose più sorprendenti è che partiamo dal 56, quando sostanzialmente l'artista aveva 18 anni, e già nel 56 si vedono i motivi fondamentali del percorso di Mariani, cioè è un raro caso di un artista che ad appena 18 anni sostanzialmente ha già individuato il centro della sua ricerca. E quindi quella che è la dialettica fra una rottura di una serie di lacerazioni formali, il motivo della lacerazione è molto importante nell'opera di Mariani, un contrasto di forme e nello stesso tempo il motivo più armonico di ampie superfici, ampie aree di colore. Nello stesso tempo, Mariani a quella giovane età, già aggiornatissimo sul contesto internazionale, individua subito nell'informale di radice materica, soprattutto il suo punto di riferimento fondamentale. Sono anni per lui molto importanti perché sono anni di viaggi, è un instancabile viaggiatore. Sono anni di viaggi e sono anni in cui conosce e stringe spesso amicizia con artisti che hanno segnato la storia dell'arte del Novecento italiano e non solo. È amico di Burri, di Mimmo Rotella, conosce Robert Rauschenberg, Osvaldo Licini, poco prima che scomparisse, poco prima che morisse, Osvaldo Licini e Joseph Beuys e molti altri artisti. E frequenta la Galleria della Tartaruga di Plinio De Martis, che in quegli anni porta a Roma i più grandi artisti internazionali, ricordiamo la mostra di Rauschenberg, e di lì in avanti si susseguono le esperienze, i viaggi, e Mariani mette a fuoco ulteriormente la sua ricerca. Molte opere di Mariani si fondano sostanzialmente su due motivi, i motivi dell'archetipo, quindi delle forme archetipe originarie, in cui la geometria viene affermata e contraddetta al tempo stesso, affermata nella sua presenza, ma contraddetta dall'inquietudine materica. E poi il secondo motivo è quello degli angeli, queste apparizioni che però non sono mai rappresentative, banalmente rappresentative, ma sono viste come epifanie di energia, epifanie di luce. Quindi sono una manifestazione di energia. Potremmo usare per gli angeli di Mariani un'espressione di una poesia di Osvaldo Licini che diceva: io cerco angeli fatti di nulla, completamente immateriali, fatti soltanto di luce ed energia. Nell'opera di Mariani questo motivo torna costantemente nel tempo. Un'altra tappa importante che troviamo rappresentata in mostra è quello del motivo cellulare. Il motivo cellulare perché, tra l'altro, Mariani ha studiato anche, ha osservato dei vetrini al microscopio, interessandosi anche alla biologia, ma si è interessato alla biologia in senso archetipo, quindi per interessarsi alle forme primarie di vita. All'origine della vita, potremmo dire, così come lui va all'origine della materia. E negli anni Ottanta ritorna un contrasto, una lacerazione delle forme. Per questo noi abbiamo indicato come sottotitolo della mostra La via pittorica al sacro. Il sacro per Mariani in realtà indica ciò che è assolutamente separato dal profano, ciò in senso etimologico, e in per tutto il percorso di Mariani si sente la dialettica fra una lacerazione, una separazione, lo vediamo proprio nei motivi di molte sue opere, è una separazione dell'uomo di oggi dal sacro. Nello stesso tempo, però, specialmente negli ultimi anni,
delle vaste aree di colore, superfici unitarie, indicano il messaggio dell'artista. Il messaggio dell'artista è quello di una ricomposizione dell'uomo di oggi con la dimensione del sacro. Queste due polarità, lacerazione e riunificazione, in qualche modo, percorrono tutto il suo itinerario creativo con grande coerenza, perché noi registriamo fin da quando l'artista aveva 18 anni una grande coerenza, nello stesso tempo una capacità di rinnovarsi. In questi ultimi anni, dall'inizio del 2000, dei primi anni 2000, è riaffiorata secondo me una memoria anche del colore matissiano in qualche modo, soprattutto nei rossi e negli azzurri. C'è una maggior felicità, un superare le contraddizioni precedenti, e quindi l'artista si è rinnovato pur nella coerenza del percorso precedente. Per concludere direi che comunque certamente, al di là del quello che integra, che veramente fa capire bene la personalità di Mariani, è il reportage di Berengo Gardin, che è riuscito a veramente ritrarre l'artista nella sua totalità, soprattutto a cogliere il profondo legame di Mariani con l'ambiente dell'Aquila, dei suoi dintorni, il rapporto di Mariani con la natura. E quindi il reportage di Berengo Gardin è molto più di un contributo critico, è molto più di un'interpretazione.